pochi mesi dalla pubblicazione sulla Chiesa del Carmine, il presidente del Centro Ricerche di Storia e Arte, Stefano Milillo, ha presentato un nuovo libro dal titolo I Vescovi a Bitonto, edito da Schiena Editore. Un volume che racconta la storia dei pastori che si sono succeduti sulla cattedra vescovile, attingendo e vagliando varie fonti finora inesplorate o sconosciute, da quelle vaticane a quelle presenti a Bitonto nello stesso archivio diocesano che l'autore ha avuto il merito di accogliere dalle mani di Monsignor Marina, custodire e incrementare favorendo il conferimento in uno stesso luogo della documentazione relativa alla memoria storica della Chiesa bitontina. E il risultato di una bella fatica. Sono partito praticamente dal nulla, poiché sui vescovi antecedenti il Concilio di Trento in pratica c'era il vuoto. Qualche nota spesso agiografica, qualche spicciolo riferimento più o meno attendibile e nulla più. Proprio su di loro però ho fatto la mia scommessa. Infatti gran parte del volume e si riferisce ai vescovi che vanno fino al 1400, cosa che di cui non sapeva nulla, dicevo, ma è stata una scommessa. Perché poi per gli altri vescovi, come ho detto nella preparazione, nella traduzione, era più facile intervenire, e c'è più spazio e ci sono più documenti. Sono partito da una ripetuta sollecitazione di un caro amico qui e poi dal desiderio di colmare un vuoto, di raccontare qualcosa sui vescovi che hanno fatto la storia di questa città. Mi auguro che esso sia uno stimolo per ulteriori ricerche e approfondimenti.